Buonasera, grazie. Io non c'ero direttamente quando successe la prima volta, ma ero vicino e ho visto la confusione e le contestazioni. Quindi, però ecco, il merito soprattutto è di chi ha lavorato qua. Noi abbiamo dato le direttive, è vero, ma i volontari, gli operatori sono stati quelli gli artefici di questa soluzione di pace che c'è oggi. Grazie a voi, quindi principalmente, oltre che a tutte le autorità, colonnello Longhetti, grazie, benvenuto, e a tutti voi, in nome di Gesù. Volevo dire soltanto due parole sui progetti, perché i progetti sono tre. Questo è uno dei tre che la Caritas Italiana ci sta finanziando. Il primo è quello del Banco Lavoro, che abbiamo pubblicizzato la settimana scorsa, stanno facendo più luoghi per tirocini, quindi la possibilità di dare del lavoro a delle persone, la possibilità, non promettiamo il lavoro, ma la possibilità concreta c'è. Poi questa che secondo me è cuore, no? Perché? Perché tutta la carica si nasce dall'ascolto, e il potenziamento dell'ascolto sia per l'immigrazione che per le donne che escono dalla tratta, che per tutti i poveri che vengono qui è essenziale. Quindi anche la costruzione che abbiamo fatto intorno al 400 dell'ascolto, con delle assistenti sociali, delle psicologhe, forse anche uno psichiatra sicuramente, diamo anche qualità al nostro ascolto. Ringrazio ancora tutti voi di essere presenti, e a tutte le autorità e alla Caritas Italiana che ci ha permesso di fare.